City Report. Cari amici, nuova puntata di City Report. Dove siamo? Tra un po' ve lo faremo vedere, sempre con Hermes. Andiamo a vedere se ci salverà l'erba, ci salveranno gli striscioni con i grandi programmi o ci salverà qualcuno dall'alto. Iniziamo. E voilà, cari amici, dove siamo tornati? Alla stazione di Garibaldi. Solito posto dove abbiamo iniziato la scorsa volta, come potete vedere. E che cosa siamo venuti qua a fare? Beh, prima di tutto hanno smesso le piogge, quindi fortunatamente è fattibile registrare in maniera migliore, ma poi soprattutto perché c'è stato qualche cambiamento che si spera almeno questa volta rimanga duraturo. Questa è una cosa che non avevo mai visto, hanno messo qua dei bicchieri da coppe con la fascetta per fare un po' da cenere per i passanti. A quanto pare c'è qualcuno che ci tiene ancora un po' al decoro, alla pulizia, no? Sì, aspetta, fammi vedere, facciamo vedere meglio, sì. Questo qui è proprio quello che noi chiamiamo decoro e pulizia. Nel frattempo andiamo a vedere il restante sotto. Si vede che sono stati contagiati dei cartelli che i nostri amici vedranno tra un po'. Siamo sempre qui, Porta Garibaldi, Porta Nuova, sopra il ponte. Eccovi un po' di skyline, andiamo. Ed ecco, ci siamo ritornati. Va bene, la scala, che l'altra volta avevamo trovato tutta zozza, in questo caso la troviamo ripulita. Qualche volta serve anche rompere le scatole, mostrare le cose che non vanno. Poi si spera che le cose durino, però diciamo che se vedete il filmato della scorsa volta che vi posterò sull'angolino destro, vedete che a grandi linee siamo messi già meglio rispetto a come eravamo prima. Certo, non è la perfezione, però diciamo che già così va bene e proseguiamo. E stiamo proseguendo col giro della scorsa volta? Esatto. Allora Hermes, hai visto qualcosa di particolare? Allora, mi auguro che quello sia il reggiseno dell'altra volta, non sia uno nuovo, perché sennò sorgono un po' di domande, ecco. Vediamo. No! È ancora qui? Il trash porn dei reggiseni della stazione? Ma insomma, voglio capire, ma è proprio un problema di nettezza urbana qui, perché adesso vi faremo vedere, no? Cioè, non c'è più lo schifo pernottante che c'era prima, ma mi sembra che in quanto a pulizia ancora non ci stiamo. Ed eccoci, siamo tornati nel posto della scorsa settimana. Come vedete, il pernotto non c'è più. È stato data anche un po' di pulizia. Molta la buona, anche perché alcune cose sono rimaste in giro. E diciamo che se ci affacciamo anche qui non è che ci sia tutto sto granché di pulizia. Però diciamo che i cartelli che tra un po' vi faremo vedere dicevano questo, appunto, che era riqualificazione della stazione. Dopo li andiamo a vedere, ma proseguiamo ancora un po'. Quindi rimasta qui qualche cagata, perché quella guai a levarla. E queste cordicine gialle erano quelle su cui legavano questa struttura abusiva. Ma adesso andiamo a vedere meglio, anche se già da qui si vede. Ed eccoci nel secondo luogo preferito, con tutte queste belle cose attaccate, tutta questa immondizia, un po' meno del solito. Ma questa, Hermes, cos'è? Una catena? Questo qua immagino che era qualche sostegno per le varie tendopoli che c'erano qua. Quello è rimasto, ok. Qua è la famosa aria cacatoio, perché sapete che i servizi igienici a Milano già mancano di serie. Qui avevano adottato questa situazione qui e vediamo che no, ancora c'è del bagnato, c'è della plastica. Qua c'è ancora questo famoso tubo che gocciola, che vi dicevamo l'altra volta,
che arriva molto probabilmente dal sopra della stazione. Ma andiamo a vedere sotto dove c'erano tutti i pernotti. Ed ecco che percorriamo la stradina che da via Don Luigi Sturzo scende verso la pancia della stazione. I rumori, come sempre, sono incredibili, lo sporco pure. Ma vediamo se ha funzionato la famosa situazione. Ma questi sono lucchetti, Hermes? Cos'è sta roba? Cosa sono? Tirane su uno. Sono lucchetti del Carrefour, immagino di qualche carrello, anzi sicuramente. Di questi lucchetti per i carrelli del Carrefour, c'hanno su anche un numero. Esatto, sì, numero di serie del carrello e ce ne sono una decina lì per terra. Adesso glieli facciamo vedere. Di nuovo sono questi qui. Vabbè, proseguiamo. Qua lo sporco prosegue fino in fondo. Qui dal punto di vista della pulizia non ci siamo proprio. Però quello che ci dovrebbe interessare a noi oggi dovrebbe essere il fatto che ci hanno comunicato, ci sono fuori i cartelli, che in corso sta partendo una riqualificazione. Quindi abbiamo visto che un senza tetto, quelle con la capanna più grossa, non ci sono più. Però vediamo che qua ancora c'è abbastanza roba. E anche ancora un altro di questi lucchetti. Dovremmo chiedere alla Carrefour allora, guarda, ce n'è un altro anche qua. Se hanno avuto degli ammanchi di questi lucchetti. Lo strano caso dei lucchetti, lo chiameremo sta puntata, della Carrefour. Ok, qui sempre solita schifezza, teniamo un monitoraggio costante, anche in base al fatto che comunque ci abbiano detto che sono apparsi i cartelli, che ci sono appunto questi lavori di riqualificazione. Tessera sanitaria. Una mezza tessera sanitaria, girala dall'altra parte. Si riconosce poco. Sì, è strappata, ci sarà anche la seconda parte. Qui stiamo per entrare, vedete, nella pancia della stazione. E qua. Ancora sono presenti i senza tetto. Beh, che dire, se questo doveva essere la situazione di riqualifica, per ora mi sembra, Hermes, che non ci siamo proprio. Assolutamente no, hanno tolto un paio di capanne, ma giusto quello. Quelle più vistose, esatto, fuori. Esatto. Tra l'altro, vi diamo anche l'ora. Sono all'incirca le 16 e questo posto è occupato da una persona che dorme, che non disturbiamo perché... Come sempre cerchiamo di essere il più gentili possibili. Boh, Hermes, direi che adesso potremmo direttamente andare a vedere il cartello cosa dice. Magari ci siamo sbagliati noi e la riqualifica parte tra 6 mesi, 7 mesi, una cosa così. E stiamo percorrendo la strada, abbiamo trovato un cerchione per andare verso la zona dei cartelloni. Il cielo comincia a scurirsi, guardate che belle le torri a Milano. Con tra un po' il gran diluvio. E qui, dove ci sono i lucernari, c'è sempre la solita schifezza. Vabbè, a volte penso che sono io che pretendo troppo, Sai? Sì. Magari è normale, come l'erba qui. Oggi, per fortuna, ho messo gli scarponi. Questo è un altro angolo merenda. Cos'è, aglio? Aglio e tè, perché è una combinazione. L'aglio al tè, sì. Deve essere altro che il tè alle erbe, sì, sì. Il tè alla menta. Questo deve essere un angolo dove si fa merenda. E siamo qua. Così ve la localizziamo anche dove siamo.
ma proseguiamo e andiamo a vedere i nostri bellissimi cartelloni, che saranno quelli che ci illumineranno sul futuro di questa stazione. Seguiteci. Eccoci qua, ancora non piove, quindi continuiamo. Qua vediamo un po' di cartoni buttati in giro giù così. C'è anche una bottiglia. Ricordo che siamo sempre a due passi dall'entrata della stazione. Faccio un 360, anzi un po' meno. Voilà, questa è la posizione, ma non è l'unica cosa, perché ormai qui tra l'erba alta abbiamo un sacco di situazioni, eh? Tappeti, vestiti abbandonati o forse rubati, non si sa. Sempre stazione di Porta Garibaldi, Porta Nuova. Infatti, vedete, se mi affaccio da qui, questo è l'interno della stazione. Queste sono le famose vetrine. Va bene, andiamo avanti. Ed ecco la versione cacciatoio 2.0, come vedete. Vino, schifezze, pisce, urine. Uno degli angoli più infami che possiate trovare. Guardate qua, tutto nascosto dietro questi cespugli. Forse è il caso di dire che l'erba va tagliata anche per motivi di sicurezza, ma direi di sì, eh. Vedete voi poi, eh. Io dentro lì non mi ci avvinghio oggi perché siamo già schifosamente puzzosi, perché qui fa schifo veramente. Qui non è solo il problema, oggi ho gli scarponi, non è solo il problema di pestare le feci, ma vetri rotti. Se c'è qualche siringa, poi siamo a posto, eh. E qui facciamo la seconda parte, no? Perché se non ci sono i bagni, guardate le robe che volano qui, che schifo. Un altro cesso, e guardate dove siamo? Dietro la fermata dell'autobus. Ed eccoci, guardate come si è scurito il cielo, siamo davanti alla stazione di Garibaldi. Qui l'AMSA sta ritirando un po' di cose. Il bosco verticale. E adesso vi portiamo a vedere i famosi cartelli. Allora, abbiamo trovato anche la rivendita birre a 1 euro qui col cartello. Ma non Ah, era sì. questo il cartello che volevo vedere, come non era neanche questo, questi pezzi qui. Ma volevamo vedere questi. Ecco, avete visto le immagini? Milano Porta Garibaldi, interventi di qualificazione, aria antistante, stazione, riorganizzazione, piazza Sigmund Freud. 2 milioni e 7 circa di cantiere. Partenza del cantiere? Non si sa, però c'è 630 giorni di lavoro. Per ora mi sembra che manchi solo un capanno su tutti quelli che abbiamo visto. Ma la grande domanda, Hermes, hanno messo questi, no? Certo, Giusto, a parte che secondo me sono abusivi, messi così. lo penso anche io. Anche la foto del rendering, questa è la futura piazza come deve venire, rete ferroviaria italiana, ferrovie dello Stato. Vi vorrei fare una foto qua, sistemazione aree esterne, si vede? Sì, benissimo, 4K, sì. Ok, ma a parte il fatto di aver agganciato queste robe così, questi cartelloni di plastica con queste viti, visto che questa roba regge veramente poco, avrete mostrato il famoso pezzo pericolante qua avanti? Andiamo a vedere. È bello sapere comunque che per fortuna non c'è stato lo sfalcio dell'erba che almeno regge questo pezzo di muro, eh. Questo qui potrebbe essere una genialata di perpetrare. Ma intanto proseguiamo, hanno tutto riempito di questi famosi cartelli, bello a vedersi, finanziato Unione Europea, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi Salvini, Italia Domani, Comune di Milano, ok. Ma poi mi avete attaccato tutti questi rivetti per tenere giusta plastica. Adesso, come avete visto dalle immagini, sta cominciando a piovere. E il pezzo pericolante qui? Me l'hanno lasciato così. Ma attaccare i rivetti qui no, visto che li hanno messi lì, li potevano mettere anche qua. Cos'è? Non era compreso nel lavoro di propaganda questo qui?
Dimmi o no, ma non è vergognoso sta roba? Assolutamente, questa roba guarda qua. Guarda che questi reggono per miracolo, guarda sì. Che ruggine che c'è qua. Ma dell'anno scorso che è così questa roba e ancora non hanno fatto niente, hanno messo solo il fil di ferro. E il cartello. Esatto, sì sì. Vabbè, andiamo avanti. Ed ecco che ci allontaniamo da qua, per fortuna c'è la ricrescita del verde che ci dà una mano a tenere in piedi tutta questa struttura che altrimenti, come vi abbiamo fatto vedere, rischia di cadere. E siamo arrivati anche oggi alla fine. Che te ne sembra? Beh, pensavo di trovare un po' meno sporcizia, dato i cartelli che ci avevano avvisato di un'imminente riqualifica, ma purtroppo ci sbagliavamo. Che dirvi? Penso bastino le immagini. Per oggi la chiudiamo qui perché sta cominciando a diluviare. Di sicuro su Garibaldi non molliamo e torneremo a visionare quello che accade a seguito di questo video e dei cartelli che hanno posto. Un saluto a tutti da Tullio ed Hermes, City Report. Ciao! City Report!